Anna Maria Furlan, buongiorno, segretaria generale della CISL. Grazie per essere con noi. Era la riunione che poi ha partorito questo DPCM che abbiamo visto ieri alle 19.40. L'annuncio è stato dato nella notte di sabato verso le 23.30. Per capirci, eravamo tutti in attesa. I sindacati, tutti e tre, minacciano lo sciopero generale. Di che cosa siete preoccupati? E poi, se avete già fatto l'accordo con le imprese, cos'è cambiato? Furlan. Sì, la questione è proprio quella, gli accordi si fanno e poi si mantengono e si applicano. Noi sabato con il Presidente del Consiglio, il Governo e le parti sociali avevamo insieme condiviso il fatto che tutto ciò che nella produzione non era indispensabile era necessario fermarlo. Perché se no continueremo a avere le metropolitane piene, gli autobus pieni, e la sicurezza si crea anche attraverso un contenimento della produzione quando serve ed è necessario una sospensione. E avevamo condiviso in grandi linee quelle che erano le attività indispensabili, ovviamente le attività di supporto a tutto ciò che è attinente alla cura, quindi è evidente che non si può fermare l'industria farmaceutica, è evidente che i prodotti farmaceutici poi devono anche essere trasportati. Avevamo quindi definito un canovaccio su cui muoverci, con grande sofferenza da parte di tutti. Io quest'anno compirò 62 anni, faccio da sindacalista da 40, gli assicuro che non ho mai chiesto di chiudere un'impresa, anzi mi sono sempre battuta, fatta accordi perché le imprese siano aperte, ma qua si tratta di scegliere innanzitutto la vita dei cittadini e quindi abbiamo identificato tutto quello che è indispensabile. Nella mattinata, durante il pomeriggio, si sono aggiunte tutta una serie di produzioni che di indispensabile non hanno proprio niente, tutte importanti, ma che se per una settimana, due settimane si ferma la produzione, non succede assolutamente nulla nel paese. Mi fa qualche esempio, segretaria, mi scusi, per capire. Allora, queste fabbriche, queste attività si sono aggiunte quando? Ci sono aggiunte domenica mattina o si sono aggiunte prima della vostra riunione? E di quali attività? Si sono aggiunte ovviamente dopo domenica, la nostra riunione. Domenica. Nella giornata di ieri, tra la mattina e il pomeriggio. Per chiarezza. Abbiamo tentato in tutti i modi. A quale attività fa riferimento, per capirci? Non ho capito, scusi. A quale attività fa riferimento, per capire? A tutta una serie di attività di produzione dalle materie plastiche, tutte, non soltanto quelle che servono per gli ospedali, anche produrre sedie e tavoli di plastica, a tutta una serie di produzioni di macchine per il lavoro, i trattori, addirittura uno splafonamento di tutto ciò che è il commercio all'ingrosso, anche ad esempio di tutti gli elettrodomestici, le apparecchiature video cinematografiche, cioè tutta una serie di attività che alla fine rischiano di non solo svilire il lavoro che abbiamo fatto, credo con grande serietà nella notte di sabato, ma anche di vanificare una scelta importante, vitale per tanti uomini e tante donne del paese. Allora dobbiamo tornare alla serietà di sabato sera, prendere questo elenco che alla fine è stato pubblicato, togliere tutto quello che non è indispensabile e fermarci. Perché se no continueremo a avere questo virus che flagella il paese e si allungheranno i tempi ovviamente della soluzione. Quindi io credo che si debba ritornare allo spirito e alla serietà
di sabato, rivedere, per la verità il decreto lo prevede anche, rivedere l'elenco, togliere tutto quello che non è davvero necessario e ripartire da dove ci eravamo lasciati sabato sera. Furlan. Sì, io oggi ho la polemica e quindi mi sto sforzando molto ascoltando queste cose. Noi chiediamo solo coerenza e serietà. Abbiamo detto attività indispensabili, addirittura sono stati aggiunti gli alberghi e le attività simili all'alberghiera. Ma di cosa parliamo? Però Che la gente deve. aspetti Furlan, però le faccio un esempio banale. I medici che arrivano, i medici cubani che sono arrivati a Crema, da qualche parte dovranno pur dormire. Gli inviati dei telegiornali e degli stessi inviati di Agorà, no, da qualche parte dovranno pur dormire. Quindi forse qualcosa deve restare aperto, a meno che non decidiamo che, so, chiudiamo la televisione, che può essere una scelta, però poi il paese non ha nessuna informazione. Quindi, scusi Appunto, l'appunto, no, lei è ha per detto capire. bene, qualcosa, se invece si generalizza esattamente come si è fatto, è evidente che poi nascono i problemi. Io lo ripeto, non voglio proprio fare polemica, non l'ho mai fatta in vita mia. Si immagini se la faccio in un momento dove ogni giorno centinaia di persone muoiono, però ci vuole serietà. Quando si concordano le attività necessarie, non è che nella mattina, nel pomeriggio, nella notte iniziamo ad aggiungerne senza peraltro nemmeno confrontarsi, senza nemmeno avvisare che ci sono altre necessità. Non è un modo serio di fare le cose. Fortunatamente, lo ripeto, nel decreto Si possono si aggiornare, per cui definisce la possibilità di rivedere Furlan, queste quindi vi cose, aggiornerete come ha ritorniamo detto allo Morassù. spirito di sabato e facciamo le cose come si deve.